Allora, salve a tutti, benvenuti alla 14ª Conferenza Nazionale di Statistica promossa dall'Istat e dal Sistan. Questa sessione approfondiamo il tema, diciamo, della misurazione delle trasformazioni indotte dalla crisi. È un tema dell'area economica, ovviamente. Come sapete tutti, la pandemia è stato un evento inedito, globale, che ha avuto effetti economici e sociali. In questa sessione approfondiamo le trasformazioni temporanee o anche definitive che la pandemia, la lunga e, diciamo, e globale pandemia ha avuto sull'economia italiana, ma sull'economia mondiale. In Italia in particolare, diciamo, noi abbiamo avuto una caduta del PIL nel 2020 quasi del 9% in termini di valore, diciamo, di volume, quindi è veramente un evento eccezionale che ha prodotto una discontinuità in tanti fenomeni nella società, per i fenomeni anche di lavoro agile che possiamo immaginare, del lavoro, dello smart working, ma soprattutto nell'economia, perché ci sono stati i lockdown. E quindi noi approfondiamo con quattro relatori particolarmente qualificati diversi aspetti. Abbiamo un ventaglio di temi che approfondiremo piuttosto variegato e interessante. Quindi, diciamo, abbiamo dei cambiamenti che sono, diciamo, che sono, erano già in luce e sono semplicemente accelerati, come per esempio tutte le trasformazioni, la trasformazione digitale, l'accelerazione digitale in tutti i campi, ma anche cambiamenti temporanei nel campo dei servizi, il fatto di non fare Di po non poter fare attività face to face ha rallentato, ha messo in crisi tantissimi settori dei servizi, pensiamo al turismo, ma ovviamente c'è stata anche un'interruzione delle catene globali del valore nelle merci, ma su questo possiamo approfondire se è un fenomeno, diciamo, soltanto temporaneo o se ci saranno effetti sulla globalizzazione. Approfondiremo anche aspetti legati al mercato del lavoro, agli skill, e anche infine diciamo, alla distribuzione del reddito, anche se da questo punto di vista osserveremo più alcune, diciamo, potenzialità dell'analisi della distribuzione del reddito nel quadro dei conti nazionali, perché ancora non abbiamo i dati, diciamo, relativi al 2020. Parlo ovviamente dei dati sulla distribuzione del reddito delle famiglie, ma questo lo approfondiremo nell'ultimo intervento. Quindi, diciamo, vedremo diversi aspetti, dalla nati mortalità agli skill, analisi degli skills, alle catene globali del valore. Allora, iniziamo, diciamo, vi presento in generale i relatori. Abbiamo il primo relatore che è Antonio Ranieri, che è il capo dipartimento di un'agenzia europea che è del CEDEFOP. E poi avremo il dottor Alessandro Rinaldi, direttore del Centro Studi e Statistiche del Centro, diciamo, delle Camere di Commercio e Guglielmo Tagliacarne. Abbiamo la professoressa Giovanna Giovannetti, che è professore ordinario di Economia Politica all'Università di Firenze. Abbiamo Marina Sorrentino, che è ricercatrice dell'Istat, alla direzione della Centrale della Contabilità Nazionale. Allora, iniziamo subito con la relazione sugli skill per il futuro dell'Europa, in cui affrontiamo anche appunto il tema anche dei cambiamenti, dei fabbisogni e delle competenze da parte delle imprese. E quindi il relatore Antonio Ranieri, capo dipartimento appunto per l'istruzione e la formazione professionale di skill del CEDEFOP, che è il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale in Europa. Prego, dottor Ranieri. Grazie, intanto grazie davvero per questo invito. Ho accettato di buon grado il titolo che mi hai proposto, Fabio, per questa presentazione, solo perché considerata l'audience di questo incontro, che immagino organizzato dall'Istat, quindi do per scontato che parlando di futuro, immaginate che neanche noi al CEDEFOP disponiamo della famosa sfera di cristallo. Ecco. Il CEDEFOP, come dicevi, è il Centro di Riferimento Europeo sulla Formazione Professionale. La studiamo, non la pratichiamo, allo scopo ovviamente di aiutare i nostri policy makers e stakeholders più in generale a definire e sviluppare le proprie iniziative in quest'area di policy. Lo facciamo guardando non solo dal lato dell'offerta, cioè delle politiche per la formazione professionale, che è la cosa più importante per noi, ma anche della domanda di sviluppo professionale e competenze. Anzi,
nell'ordine logico, guardiamo in primo luogo dal lato della domanda ai potenziali bisogni per trarne poi delle indicazioni che possano contribuire a delineare le risposte più efficaci. Ecco, questo lavoro dal lato della domanda, nel capire come si muove il mercato del lavoro e delle professioni, lo chiamiamo skills intelligence. E qui chiederei alla regia di mandare la prima slide, per cortesia, dove abbiamo un po' sintetizzato nella slide successiva, abbiamo un po' sintetizzato, no, quella precedente, ecco, perfetto, e abbiamo un po' sintetizzato i vari tipi di attività che noi facciamo. Ovviamente non entro in questa, nel dettaglio. Una piccola considerazione: ovviamente quello che può fare il CEDEFOP, che ragiona a una scala europea e quindi piuttosto ampia, può avere un valore di orientamento generale, ma è poi alle singole realtà nazionali, ma anche alle centinaia di mercati del lavoro regionali e locali che abbiamo in Europa, ragionare sulle specificità, integrare con le informazioni gli orientamenti locali e quindi poi poterne trarre delle indicazioni che abbiano una qualche utilità. Lo dico perché questo dibattito sul futuro del lavoro e delle competenze, che sapete sicuramente, si è sviluppato ormai da un paio di decenni forse. Un po' come conseguenza dell'accelerazione dei processi di globalizzazione, ha prodotto tante numerose, diciamo, diagnosi, ricette, spesso diverse in un certo senso in competizione tra loro, che hanno certamente aiutato culturalmente, ma forse un po' meno sul piano operativo e di policy. Ecco, allora lo sforzo che stiamo cercando di fare, vorrei condividere, io quindi no, non mi, non, non, non vi darò, non, resisto alla tentazione di darvi la lista delle professioni, la lista delle skills del futuro. Vorrei fare un'operazione un po' diversa, considerato la sede, diciamo, culturale in cui siamo. Ecco, lo sforzo che stiamo cercando di fare con questo approccio che chiamiamo appunto di blended, nel senso di mettere insieme diversi tipi di informazioni, dati, metodologie, è quello, da un lato, di tenere i piedi per terra, cioè quindi ben saldi nelle informazioni e nei modelli consolidati quando guardiamo al futuro, e quindi che sono in grado di offrire una certa affidabilità metodologica, di rappresentatività e così via. Dall'altro, e le due cose ovviamente non sono in alternativa, cogliere le nuove opportunità di informazioni più dettagliate, tempestive, gli approcci innovativi disponibili, per esempio qualitativi come questi esercizi di Forsyth che citiamo in queste diverse caselline, o quantitativi come stiamo cercando di fare attraverso la raccolta di big data e l'utilizzo del machine learning per l'analisi di informazioni nuove. Ecco, tutto questo ovviamente poi, per essere utile, deve essere, e questo è il punto che vorrei fare lungo l'intervento, lo farò capire con degli esempi, deve in qualche modo, le due cose si devono un po' integrare. Ecco, nella prossima slide ci sono alcuni esempi di attività, chiamiamoli, di approcci più consolidati. In primo luogo quelli basati sulle informazioni che conosciamo, le statistiche, non esaustive ma attendibili, che riguardano ad esempio i nostri sistemi di formazione e sviluppo delle competenze. Questo ci consente in qualche modo di valutare la performance dal punto di vista della capacità del sistema paese sia di sviluppare le competenze ma anche di valorizzare le competenze disponibili. Ed è quello che facciamo ad esempio attraverso questo European Skill Index. Si tratta di un set di indicatori statistici ufficiali, comparabili, utilizzati come base per costruire degli indicatori, dei composite indicators, quindi degli indicatori più complessi. Qui vediamo in quelle tante barre orizzontali i tre principali macro indicatori che abbiamo costruito. E poi in quello circolo, diciamo eroicamente, un indice sintetico generale. Adesso, con tutti i caveat ovviamente che possiamo immaginare, tuttavia, se guardiamo al posizionamento dell'Italia, che è questa piccola barra celestina di colore azzurrino chiaro che vedete, vediamo che abbiamo valori molto bassi in tutte le tre macro aree di skills development, skills activation, skills matching, molto bassi. E di conseguenza una performance complessiva che è nel circolo, quell'azzurrino, che è la più bassa tra tutti i paesi, i 27 paesi europei. Ora, per quanto ovviamente questi esercizi siano sempre questionabili, sono
sono tuttavia basati su dati consolidati e un risultato del genere non può non dirci qualcosa circa il ritardo che abbiamo rispetto al nostro potenziale in termini di sviluppo e forse ancora di più in termini di valorizzazione delle risorse umane che abbiamo a disposizione. Quindi la base di partenza per guardare al futuro è abbastanza problematica. Per quanto riguarda il futuro, gli esercizi di forecast, quelli chiamiamoli tradizionali, offrono una base molto importante. Proprio perché sono fondati su fenomeni di tipo strutturale come le tendenze demografiche, la composizione settoriale dell'economia che hanno una forte inerzia. Accennavo al progetto che stiamo lanciando proprio in questi giorni per lo sviluppo di modelli previsionali di brevissimo periodo, perché le statistiche, come sapete, sono inevitabilmente un po' strabiche e spesso non sappiamo cosa sta succedendo oggi, ma da molti anni il CEDEFO produce previsioni sul mercato del lavoro e dell'economia di medio-lungo periodo che offrono proiezioni comparabili per tutti i paesi dell'Unione Europea. E nel grafico in basso, diciamo, c'è un esempio di questa cosa. Diciamo, le ultime previsioni sono state completate poco prima della pandemia, quindi siamo stati un po' sfortunati. Quindi poi sono state fatte altre previsioni per cercare di cogliere l'impatto, sull'economia, della pandemia. E abbiamo, diciamo, tutto sommato un orientamento di tipo generale. Naturalmente abbiamo due tipi di fenomeni rispetto a questo tipo di previsione. Il primo è appunto la difficoltà, direi l'impossibilità per questo tipo di modelli di prevedere shock improvvisi e quindi per definizione imprevedibili come quello che abbiamo avuto adesso. Qui nel grafico che vediamo lì in basso a destra vediamo nel 2012 anche la coda della crisi precedente, quella finanziaria che è partita nel 2009 e qui abbiamo nel 2012, ricordate, è stata una crisi che prese la forma del double dip, quindi nel 2012 abbiamo avuto la seconda caduta. La crisi attuale è un po' diversa perché è stata tutta dal lato dell'offerta e di conseguenza il dip è stato più profondo, così come più forte il rimbalzo successivo. Però la considerazione da fare è che siamo un pochino come con i cambiamenti climatici, cioè queste crisi, la frequenza di queste crisi, di questi shock, tendono storicamente a essere sempre un po' più frequenti. E quindi è un primo tipo di problema. Il secondo tipo di limitazione è legato alla qualità dei dati utilizzati in questi modelli, che è buona, cioè in un certo senso il prezzo di modelli che si basano su dati affidabili in una certa misura, è rappresentato dalla loro scarsa granularità, in un certo senso per le analisi del mercato del lavoro che servono a noi, di scarso contenuto informativo, in un certo senso di bassa tempestività, nelle informazioni che sono in grado di offrire. E quindi nella slide successiva, diciamo, vorrei, diciamo, il vantaggio ovviamente di queste previsioni di lungo periodo è che ci consentono di non distrarci da fenomeni, con fenomeni di breve periodo o accidentali. Cioè, in questa infografica sono sintetizzati alcuni elementi fondamentali delle nostre forecast al 2030 per l'Italia e dove, diciamo, guardando solo alcuni punti, però, capiamo l'importanza di ricordarci di alcuni fenomeni fondamentali. Intanto, un mercato del lavoro tendenzialmente con una crescita modesta, se tutto va bene, abbiamo al 2030, nei 12 anni considerati, nell'arco temporale considerato, un più 2,5% in termini di occupazione. E soprattutto altri fenomeni, se vedete in alto a destra questi 13 milioni e 700 mila posti di lavoro, diciamo, sono divisi tra posizioni lavorative che prevediamo si apriranno nell'arco di questi 12 anni per sostituzione o effettivamente per nuovi posti di lavoro. Come vedete, quegli omini verdi rappresentano i processi di sostituzione di posti di lavoro esistenti praticamente, e quei quattro omini lì in fondo blu rappresentano gli effettivi nuovi posti di lavoro. Ecco, quindi ricordarci, ragionando sulle politiche di formazione, istruzione e formazione professionale, in più in generale, che la stragrandissima maggioranza del fabbisogno deriverà dai processi di sostituzione di attività lavorative esistenti. E quindi questo dà delle indicazioni molto importanti anche sul tipo di skills, diciamo così, che
di cui noi abbiamo bisogno. E poi in questo tipo di analisi è possibile identificare dei settori, delle aree professionali che saranno più richieste e anche quantificarle. Ma in termini, sicuramente questo è un qualcosa che dà un quadro molto utile, ma in termini, come dire, generali. E nella prossima slide, ecco qui, il punto qual è? Che stiamo cercando di introdurre e di integrare in questo tipo di analisi altri tipi di dati, come l'esempio che faccio qui è più importante, forse perché è più innovativo, più di successo al momento per quanto ci riguarda, l'utilizzo di big data che provengono dal mercato del lavoro. In particolare andiamo a raccogliere in tutta Europa le vacancies, quindi le offerte di lavoro fatte dai datori di lavoro su, prevalentemente ovviamente sulla rete, su internet, attraverso siti, attraverso post individuali. E questa operazione, che ormai dura da qualche anno, sta producendo dei risultati. Abbiamo anche un accordo strutturale di partenariato con l'Eurostat, e questo lavoro sulle job vacancies sta diventando, come dire, il prototipo di un complesso di statistiche che loro chiamano di smart statistics in altre aree, non soltanto del mercato del lavoro, dove loro vorrebbero esplorare la possibilità di superare, bypassare in un certo senso alcune difficoltà di raccolta di informazioni statistiche che sono molto complesse, come sapete, mentre forse in alcune aree, pensiamo al turismo, per esempio, sarebbe possibile ottenere con queste strade alternative. Quindi, sulla base di questo tipo di esperienza, vi faccio tre esempi brevemente, facendo riferimento un po' alle tre parole chiave di quest'anno, cioè la resilienza e quindi la ripresa economica anche, la digitalizzazione e la transizione verde. Ecco, nella prossima slide cominciamo nella slide successiva a parlare un attimo di resilienza. Abbiamo ovviamente attraverso i nostri modelli di forecast tradizionali, diciamo così, durante la crisi abbiamo cercato di valutare l'impatto della crisi su quali settori, su quale aree professionali in particolare si stava concentrando, si poteva prevedere, si sarebbe concentrato l'impatto della crisi. Ma al tempo stesso, appunto, abbiamo potuto ricominciare a utilizzare le nostre fonti derivanti dall'utilizzo dei big data sulle job vacancies, e come vedete, diciamo, questo è semplicemente un dato di tendenza. Ci ha consentito una migliore comprensione, una maggiore tempestività, la possibilità effettivamente non così di prevedere, ma anche proprio di misurare i fenomeni che avvenivano sul mercato del lavoro, anche con un certo grado di anticipazione, perché ovviamente, come potete immaginare, le vacancies da parte di un imprenditore è un qualcosa che guarda al futuro, non è soltanto il fabbisogno immediato di quel giorno in cui posta la sua offerta di lavoro, è qualcosa che sta riguardando il breve e medio periodo che ha davanti. E quindi questo consente innanzitutto una valutazione delle tendenze di natura generale in maniera molto più veloce. E qui il problema è di velocizzare la possibilità di trattare questi dati, perché dovete immaginare che si tratta di milioni di informazioni. Ma nella slide successiva quello che è importante è il contenuto anche informativo. In queste milioni di vacancies ci sono milioni e milioni di parole con cui vengono espresse i bisogni da parte delle imprese e dei datori di lavoro. E quindi capite che il potenziale di informazioni qualitativo e di dettaglio potenzialmente ottenibile, se riusciamo a trattare questa massa di informazioni qualitative, anche descrittive, in una maniera organizzata, è enorme. Quindi, per esempio, qui questo è per l'Italia, proprio durante la crisi del 2020, quindi il periodo in cui più, diciamo, abbiamo potuto valutare l'impatto, e qui vedete, per esempio, la prevalenza delle skills di tipo digitale richieste da queste vacancies, ma anche, diciamo, skills di tipo organizzativo, se vogliamo, più tradizionale, che però è comprensibile perché problemi organizzativi sono stati altrettanto importanti di quelli di natura, di accelerare i processi di digitalizzazione, e poi competenze non soltanto tecniche, ma
lavorare con gli altri, l'adattabilità, l'attitudine all'innovazione, la comunicazione. Abbiamo cioè la conferma di quell'idea che tutti percepiamo della crescente importanza delle competenze di base e sociali, ma siamo anche in grado con questi strumenti potenzialmente di qualificarle meglio nel linguaggio della domanda di lavoro e di quantificarle, sia pure con una certa approssimazione, che non è quella a cui siamo abituati con le nostre statistiche nei nostri istituti di statistica, ufficiali. Quindi questo dà un'idea, io credo, della potenzialità di questo tipo di informazioni. Nella prossima slide faccio un altro esempio, il secondo esempio. Qui facciamo riferimento alla parola chiave di digitalizzazione, un esempio di tipo diverso, sempre dell'idea di utilizzare diversi strumenti in maniera complementare, in questo caso non tecnicamente innovativi, ma dell'utilizzo di analisi ad hoc che consentano di integrare e informare le analisi convenzionali, come può essere uno scenario macroeconomico, per poter poi far dire qualcosa in più agli stessi strumenti tradizionali. Questa è una survey che è ancora in corso, ma abbiamo quasi completato. Si tratta di 45.000 lavoratori in tutta Europa. Gli abbiamo chiesto informazioni circa le caratteristiche del proprio lavoro, lavori più o meno rutinari o a maggior grado di autonomia, per esempio, ma anche il loro fabbisogno di competenze, la skills intensity, diciamo così, di tipo trasversale o più specificamente di tipo appunto digitale, quindi una sorta di digital skills intensity del proprio lavoro. Naturalmente, in generale siamo tutti d'accordo che la digitalizzazione sta avendo un impatto importante dappertutto, pervasiva, eccetera. Ma si tratta di capire con questo strumento, che non può essere ottenuto con uno strumento macroeconomico di previsione, cosa sta succedendo effettivamente nei posti di lavoro. E la relazione tra digitalizzazione, fabbisogni di competenze e fenomeni di mancanza di skills gaps o mismatch che abbiamo tra i lavoratori nei nostri paesi. Quindi che Dottor hanno bisogno. Ranieri, le chiedo Prego. di avviarsi alle conclusioni perché Certo. manca un minuto. Se hanno bisogno di nuove competenze, se stanno facendo qualcosa per colmarle, è quello che funziona o non funziona. Quindi, nella prossima slide ci sono alcuni risultati. Io direi solo una cosa: forse l'indicazione più importante è che sì, la digitalizzazione riguarda tutti, ma la pressione maggiore la osserviamo proprio tra i lavoratori che già svolgono funzioni di elevata complessità e che richiedono un elevato grado di autonomia e competenze in generale. Quindi questo contribuisce ancora di più a spostare l'attenzione dal tema un po' generico, che certi lavori possono essere spiazzati, messi in pericolo, sto banalizzando, dalla digitalizzazione, dall'automazione, eccetera, eccetera, per focalizzare l'attenzione delle nostre politiche su funzioni strategiche specializzate che richiedono quindi formazione specialistica, ma ci dice la survey che vanno di pari passo con rafforzamento di competenze e trasversali e di base. Ecco, nell'ultima slide faccio qui un ultimo esempio su cui non mi soffermo perché il tempo stringe, andrei alle conclusioni che poi ci riportano al punto iniziale, cioè i modelli di previsione consolidati sono importanti perché ci danno informazioni sulla parte strutturale delle tendenze in atto, inclusi, diciamo, la possibilità anche di includere gli effetti delle nuove tensioni sul mercato del lavoro che sono esercitate da fattori spontanei, diciamo così, come la digitalizzazione, la tecnologia in generale, o spintanei, diciamo, o policy driven, come la sostenibilità ambientale, che abbiamo considerato qui, come vedete, valutando l'impatto delle politiche rispetto a una tendenza, di fondo, quale può essere l'impatto che, come vedete, è un impatto non negativo e non lineare, quindi con una fase iniziale, una fase intermedia, una fase e anche, diciamo, il tipo di, professioni che possono essere coinvolte. Tutto questo ci dà informazioni importanti, tuttavia, e concludo, c'è poi la possibilità, anzi la necessità di, anche in questo caso, di attrezzarci a integrare con informazioni, fonti, approcci innovativi che ci consentano di capire, di più e meglio cosa sta succedendo e come possiamo rispondere. Ecco, credo questa sia una sfida che un'organizzazione come l'Istat è sicuramente, in grado di raccogliere. Grazie. Grazie mille. Scusate, volevo capire,
Dottor Ranieri, la ringrazio molto del suo intervento. Voi fate previsioni di così lungo periodo che veramente sono, diciamo, difficili da fare, da verificare. Però, diciamo, aveva anche nelle previsioni, come dire, un approccio non particolarmente ottimistico, appunto, su replacement e new jobs. I nuovi posti di lavoro vengono se c'è anche nuova imprenditorialità, nuove imprese. E quindi io volevo passare al prossimo relatore, al dottor Rinaldi. Mi chiedo se è Sì. collegato. Ok, allora passiamo direttamente al prossimo intervento, alla professoressa Giovannetti dell'Università di Firenze, che invece affronta un tema per noi molto importante, perché è quello delle catene globali del valore, perché diciamo in tutta la prima fase della crisi c'è stata una, diciamo, interruzione del commercio mondiale, una brusca interruzione, diciamo così, ma poi in realtà, per esempio, in Italia si è visto che le imprese esportatrici sono quelle che stanno riprendendo e si stanno riprendendo bene, soprattutto nel settore manifatturiero. Quindi, in realtà, diciamo, i segnali da questo punto di vista, se c'è questo forte rallentamento della globalizzazione oppure no, vengono appunto, diciamo, ci aiuta la professoressa che è specializzata proprio in questo settore a comprendere anche come si evolve, diciamo, come si evolvono le catene globali del valore, che tra l'altro avevano rallentato già diciamo, da un primo periodo precedente alla pandemia. Quindi io lascerei alla professoressa Giovannetti la parola. Grazie. Grazie mille dell'invito a presentare alla conferenza di... scusatemi. Dell'invito a presentare alla conferenza di statistica il lavoro sull'evoluzione e interruzione delle catene del valore, così come è stato presentato da Fabio Rapiti. Il dibattito sul ruolo delle catene del valore è un dibattito durante la crisi è stato veramente molto acceso. Il punto è se amplificano gli shock oppure se aiutano le imprese e i paesi a recuperare in fretta. In altre parole, se aumentano la resilienza. È una parola che ritorna, che abbiamo già sentito nella presentazione precedente. La mia presentazione si basa su una linea di ricerca su diversi lavori che sono svolti in collaborazione con Enrico Marvasi, Michele Mancini, Simona Giglioli, Giulio Vannelli, Arianna Vivoli. E noi abbiamo cercato di fatto di dare risposta a queste domande con una particolare attenzione alle imprese italiane che partecipano alle catene del valore. Si è parlato molto di accorciamento delle catene del valore, di reshoring, di nearshoring. I dati che noi abbiamo analizzato, sia dati della Banca Mondiale, sia anche dati della Banca d'Italia, non sembrano al momento confermare queste tendenze al reshoring. Nel 2009 c'è stata, appunto, abbiamo già detto, la grande crisi finanziaria, e dopo la crisi finanziaria si è verificato un crollo del commercio internazionale, quello che la letteratura ha chiamato il Great Trade Collapse, ed è iniziata una fase a cui ha fatto cenno rapidamente Fabio Rapiti di slobalization, che in parte è stata attribuita al funzionamento delle catene del valore, che sono state viste come amplificatori di shock in un certo senso. Durante la pandemia del Covid-19, ancora una volta, in una prima fase, inizialmente, le catene del valore sono state indicate come canali di trasmissione, come moltiplicatori degli shock. Qual è il punto di vista prevalente? Il punto di vista prevalente sembrava essere che l'esposizione all'estero fosse di fatto eccessiva, sia delle imprese sia dei paesi. E come risposta i governi hanno limitato i movimenti internazionali, ma anche nazionali, delle persone. Come vi ricordate, c'era, per esempio, una carenza di dispositivi medici, e questo ha indotto molti a chiedere delle misure di protezione, di protezionismo, quindi a chiedere quelle che sono state anche a livello europeo export ban, anche se la produzione dei dispositivi, delle mascherine, era a livello internazionale. Il dibattito politico si è concentrato su questi temi: deglobalizzazione, regionalizzazione, reshoring, nearshoring e così via. I numeri che noi abbiamo guardato e che vi farò vedere suggeriscono che soltanto poche imprese sono tornate indietro, sono ritornate a produrre in Italia.
Vi faccio vedere un grafico che di fatto descrive quello che ha appena detto Fabio Repiti, questa diminuzione della globalizzazione, dei fenomeni di globalizzazione iniziati con la crisi del 2008. In questo grafico vedete nella linea tratteggiata le previsioni basate sul commercio mondiale, basate sull'andamento che c'era stato fra il 1986 e il 2008, un andamento di fortissima crescita della globalizzazione, del commercio e del commercio legato alle catene globali del valore. Le altre due linee sono invece appunto il commercio mondiale misurato come importazioni mondiali sul prodotto interno lordo e il commercio collegato alle catene del valore. Si vede chiaramente che dopo la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008-2009, il commercio legato alle catene del valore è molto al di sotto delle previsioni. Le ragioni sono tante. Si tratta di inversione di tendenza. Dopo un periodo che era stato di fortissimo calo sia nelle tariffe, sia nei costi di trasporto, sia nell'integrazione di sempre più paesi all'interno del commercio internazionale. In realtà si era di fatto un po' raggiunto un limite all'integrazione, quindi si potrebbe dire che fino a quando l'Africa subsahariana non riuscirà a integrarsi nelle catene del valore, sarà difficile riprendere quello che è la crescita del commercio mondiale legato alle catene del valore. Le caratteristiche della crisi da Covid-19 sono delle caratteristiche molto particolari. Innanzitutto, la crisi ci ha permesso di fatto di fare un esperimento, cosa che in genere gli economisti, gli scienziati sociali non riescono a fare. Perché? Perché la crisi, almeno all'inizio, è stata esogena. Prima delle misure di politica economica, è stata di fatto uno shock esogeno. È stato già detto che si è verificata un'interazione anche fisica delle catene del valore, inclusi dei blocchi totali, perché moltissime delle catene del valore hanno una base in Cina, esattamente nella provincia di Wuhan, dove è iniziato la pandemia da po il Covid-19. Dal punto di vista dell'offerta, abbiamo avuto questa interruzione fisica, i lockdown, i confinement. Si tratta però di misure che sono state percepite dagli operatori come temporanee. Dal punto di vista della domanda sono cambiate alcune nostre abitudini, il nostro paniere di consumi, le cose che compriamo, che abbiamo usato negli ultimi 2 anni, e questo potrebbe essere, questo è abbastanza interessante, invece un effetto permanente. Tutte le attività che richiedevano un'interazione diretta, i bar, i ristoranti, gli alberghi, sono state colpite molto di più per esempio anche dell'impresa manifatturiera, e questo è molto diverso da quello che era accaduto nella crisi finanziaria. I servizi in generale hanno sofferto moltissimo, le perdite sono state fino al 90% del turnover in molti paesi, incluso l'Italia. Di fatto tutte le attività che richiedevano un'interazione diretta hanno avuto un impatto molto, il face-to-face interaction hanno avuto un impatto molto forte. La novità di questa crisi rispetto alle crisi precedenti è stato che le risposte, le reazioni della politica sono state molto grandi, molto importanti e immediate. Di fatto, una delle domande che ci si fa spesso è se le catene del valore trasmettono gli shock, l'ho già detto. La mia risposta è sì, ma questo non è necessariamente un problema. Perché se da un lato nelle ultime crisi l'interconnessione dei paesi ha contribuito alla propagazione degli shock, di fatto le catene del valore hanno permesso anche una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti, dei mercati di destinazione, quindi hanno di fatto trasmesso anche degli shock positivi. Quindi la nozione della trasmissione di shock non è uno shock solo negativo, ma può essere anche uno shock positivo. Sorgono diverse domande. Una è se le catene del valore hanno anche contribuito alla resilienza dei paesi e delle imprese durante la pandemia, e un'altra è se c'è stata o se è probabile in futuro un'ondata di reshoring o nearshoring. Inizialmente la partecipazione ha esposto i paesi e le imprese di più e sembra nei nostri risultati però aver anche permesso una ripresa più rapida, un rimbalzo abbastanza rapido. Quindi alla fine, dopo le prime 2 ondate di Covid, i nostri dati vedrete su, fra un attimo si riferiscono a 2 ondate di Covid. Le imprese e i settori più internazionalizzati sembrano aver sofferto di meno. Quindi la reazione delle imprese internazionalizzate, e con questo intendo
le imprese esportatrici, le imprese importatrici, le imprese two ways, quindi che fanno sia importazioni sia esportazioni, le imprese che fanno investimenti diretti, sembra, la loro reazione sembra essere stata più veloce e si sono adattate meglio alla situazione, diciamo anche tramite adozione di lavoro a distanza velocemente, attività online come l'e-commerce e cose di questo tipo. Di fatto non c'è un segnale di reshoring diffuso e le imprese non sembrano pianificarlo per il prossimo futuro. Per quanto riguarda i dati, abbiamo sia dati di tipo macroeconomico a livello di paese, dove abbiamo stimato le revisioni delle previsioni sul prodotto interno lordo prese dal World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, confrontando aprile 2020, la prima ondata, e ottobre 2020 come seconda ondata, con le previsioni prima che partisse il Covid, quindi fatte nel 2019 quando nessuno pensava al Covid, per calcolare il Covid shock. Abbiamo fatto delle altre stime alternative sulle emissioni di CO2 che non vi farò vedere. Abbiamo calcolato la partecipazione alle catene del valore con i dati del 2019 usciti recentemente dell'Asian Development Bank. Devo dire che oggi, in questi giorni, sono usciti i dati anche dell'OCSE, quindi probabilmente faremo degli studi sul 2021 e quindi vedremo di aggiornare questi studi. Per i dati microeconomici a livello di imprese abbiamo invece usato l'indagine della Banca Mondiale specifiche con delle domande sulla reazione al Covid e dai dati della indagine InWind della Banca d'Italia. L'interesse di queste indagini, di queste survey, è che, come diceva anche nella relazione, come si diceva anche nella relazione precedente, permettono di avere dei dati immediati, quindi non sono i dati statistici più solidi, più consolidati, ma che sono necessariamente disponibili con ritardo, ma sono delle reazioni immediate e sono autodichiarati dalle imprese in questo caso. La prima cosa che farò è farvi vedere i dati per quanto riguarda i paesi. Vi faccio vedere dei grafici dove di fatto ci sono una serie di paesi industrializzati in via di sviluppo e segnata in rosso l'Italia. In questi due grafici ci sono lo shock da Covid e la partecipazione alle catene globali del valore per una serie di paesi nella prima ondata e nella seconda ondata dello shock da Covid. Come vi dicevo, lo shock da Covid è misurato come differenza nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale 2020 su 2019, nelle due wave, come ho detto prima. Come vedete dai grafici, il segno della correlazione è molto diverso. La correlazione è un po' leggermente negativa nella prima ondata ed è invece positiva nella seconda ondata. I dati sono già stati forniti. Nella prima ondata di Covid l'Italia ha perso circa il 9% del prodotto interno lordo, mentre invece nella seconda ondata ha perso soltanto l'1,5%. In questo grafico vi faccio vedere che cosa succede invece come differenza fra la prima e la seconda ondata del Covid. Di fatto calcoliamo un rebound, un rimbalzo, come differenza appunto fra il valore della seconda wave, della seconda ondata sulla prima, e vedete che l'Italia è al di sopra, quindi il valore più alto del rimbalzo indica che il paese, l'Italia, è stato più rapido a recuperare la perdita del prodotto interno lordo sofferte nella prima ondata della pandemia. Questo grafico ci suggerisce, data la correlazione moderatamente positiva, che i paesi più integrati nelle catene del valore sono quelli che hanno recuperato prima, che quindi hanno avuto un andamento migliore. Passo adesso, avviandomi verso la conclusione, a un focus sull'Italia. Quindi questi sono dei dati diversi, sono i dati della Banca Mondiale a livello di impresa. Questi due grafici fanno vedere, in realtà metto insieme i dati macroeconomici, quindi i dati sulla partecipazione alle catene globali del valore, con i dati microeconomici della variazione nelle vendite, nei due grafici di sopra, e nei grafici di sotto un altro indicatore di internazionalizzazione, che è la percentuale delle esportazioni sulle vendite totali, sempre messo in correlazione con il cambiamento delle vendite. L'idea di questi grafici, sempre divisi nelle due waves, è far vedere se i dati microeconomici e macroeconomici vanno nella stessa direzione. Di fatto, quindi qui abbiamo che l'appartenenza alle catene del valore è di fonte input-output, mentre le vendite e le esportazioni sono di fonte Banca Mondiale.
Come vedete, la relazione fra appartenenza a catene globali del valore e variazione nelle vendite nella prima ondata è molto poco, leggermente positiva, mentre invece la relazione, diciamo, è molto più forte nella seconda ondata, suggerendo che l'internazionalizzazione ha decisamente protetto i settori più integrati nella seconda ondata e quindi non solo non ha penalizzato la performance di questi settori, ma anzi ha mitigato la riduzione delle vendite e possibilmente facilitato il processo di ripresa. Vedete che ci sono settori diversi, quelli più integrati, sono nella parte destra del grafico, sia per quanto riguarda le esportazioni, sia per quanto riguarda la catena del valore. Una tabella ci fa vedere invece le imprese che hanno avuto una riduzione delle vendite superiori al 30% o al 50% nelle due ondate, con il numero di imprese relativamente a queste riduzioni, che hanno avuto queste riduzioni. Perché 30 e 50? Perché una serie di misure di politica economica si rivolgevano alle imprese che avevano perso più del 30% del proprio turnover. Questa tabella ci fa vedere una cosa fondamentalmente, che oltre il 77% delle imprese che producono solo per il mercato interno nel primo round hanno avuto una riduzione delle vendite superiore al 30%, e mentre invece diciamo se uno guarda le imprese in diverso modo internazionalizzate, in particolare gli esportatori o le two ways, o addirittura le imprese two ways, quindi importatori e esportatori certificati, che sono quelle che è una delle misurazioni delle appartenenze a catene del valore, la percentuale è piuttosto molto ridotta, molto più bassa, e questo sia nel round 1 sia nel round 2. E quindi si vede questa differenza fra le imprese domestiche più colpite dalla crisi rispetto a quelle internazionalizzate meno colpite dalla crisi. Ci sono una serie di motivazioni per questo, ad esempio le imprese internazionalizzate, che sono quelle, diciamo, il primo grafico, il primo istogramma è per le imprese domestiche, le altre sono quelle internazionalizzate, con delle modalità diverse di internazionalizzazione, specialmente nel primo round sono state decisamente più veloci nell'iniziare le attività online. Questo grafico è un grafico che fa vedere appunto le attività online. Lo stesso discorso vale per lo smart working, lo stesso discorso vale per l'e-commerce, quindi questo grafico può essere replicato, e lo abbiamo fatto in alcuni lavori, per tutta una serie di cose. Prima di concludere vorrei farvi vedere tre tabelle che io ritengo molto interessanti, che sono invece derivano da l'analisi in Wind, dal sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi condotto dalla Banca d'Italia. Diciamo che sostanzialmente la domanda fatta alle imprese era se l'impresa aveva chiuso uno o più impianti l'anno scorso nei tre anni precedenti. Le imprese che hanno risposto sì a questa domanda sono state soltanto il 5,1%, quindi solo il 5% delle imprese ha chiuso, il 5,7% no, ma sto considerando di farlo nel corso del prossimo anno, ma il 62%, oltre il 60%, no e non intendo farlo nel corso del prossimo anno. Cosa hanno fatto le imprese che hanno chiuso? Il 2% di questo 5% ha cessato la produzione, l'1% ha trasferito la produzione in altri paesi esteri e soltanto l'1,9% ha fatto reshoring, ritrasferito la produzione in Italia. Uno si può chiedere se la questione sia una questione legata, sia molto eterogenea fra i vari settori, sempre dall'indagine della Banca d'Italia, ma in realtà io ho preso qui come esempio il settore tessile, il settore metalmeccanico. Certo, nel tessile c'è stato un pochino più di reshoring, perché è più semplice fare reshoring nel tessile, dove le imprese tendono ad essere più piccole, più facile per loro rientrare rispetto al metalmeccanico, ma diciamo che di fatto è molto bassa la percentuale delle imprese che hanno fatto reshoring, che sono tornati indietro. L'altra cosa interessante è andare a vedere il lato invece della domanda,
Quindi fornitori, la domanda fatta in questo caso alle imprese del sondaggio congiunturale del Banca d'Italia era: la vostra impresa ha cambiato fornitore negli ultimi 3 anni? E anche qua soltanto il 4,3% delle imprese ha cambiato fornitore. Come? In questo caso il 3% di questo 4% sostituendoli con fornitori domestici. E mentre invece lo 0,8% con autoproduzione degli input non più acquistati. Qui diciamo anche qua c'è da vedere una disaggregazione fra i diversi settori e qui c'è un pochino più di differenza fra le imprese del settore tessile e del settore metalmeccanico, il che ci fa pensare che diciamo il tipo di prodotto di input intermedio, quanto più è complesso l'input intermedio che viene acquistato da dei fornitori, quanto più è difficile cambiare fornitore, quanto più c'è una sorta di isteresi, di rigidità nei contratti. Quindi probabilmente anche i contratti sono diversi, però in questo caso appunto è più difficile per un settore metalmeccanico acquistare. Cambiare fornitore. Chi ha un fornitore e si fida del proprio fornitore tende a rimanere con quello anche se ci sono dei problemi nella catena del valore e quindi c'è una rigidità, un fenomeno di resilienza, se volete, nel tipo dei contratti. Concludo sostanzialmente dicendo che quello che spero sia venuto fuori in questo veloce carrello su una serie di studi che abbiamo fatto sulle catene del valore è che la crisi da Covid-19 è molto diversa dalla crisi finanziaria, dalla crisi del debito che sono state quelle che sono prevalse nel periodo dal 2008 al 2012. La dimensione della crisi è stata sicuramente più forte. Quella da Covid, il crollo del prodotto interno lordo in Italia, ma anche in tutti gli altri paesi, è stato nettamente più forte che non nella crisi finanziaria. I settori colpiti sono stati diversi. Nella crisi finanziaria la manifattura era più colpita, qui sono stati i servizi, tutti i settori che chiedevano interazione face to face. Ma le catene del valore, che sono l'oggetto del mio studio, mentre nella crisi finanziaria avevano avuto un ruolo prociclico di trasmissione degli shock, nella crisi da Covid-19 sembrano non essere state procicliche, in particolare, diciamo, aver aiutato la ripresa. Quindi inizialmente avevano forse esposto di più agli shock, quindi erano stati più simili alla crisi finanziaria, ma poi hanno permesso un rebound, un rimbalzo più rapido, una ripresa più rapida. Quindi di fatto noi potremmo dire che le catene globali del valore, secondo i nostri studi su questi dati, che sono parziali, quindi con tutte le cautele del caso, aumentano, sembrano aver aumentato la resilienza dei settori, delle imprese, dei paesi e quindi hanno di fatto agito come una protezione e questi risultati sono coerenti sia a livello macroeconomico, dove abbiamo usato per lo più i dati delle tavole input-output, settoriali, sia a livello microeconomico con due analisi diverse, quelle fatte con i dati della Banca Mondiale, delle survey della Banca Mondiale e quelle con la survey invece della Banca d'Italia. Secondo tutte quante queste analisi, le imprese, i settori più internazionalizzati sembrano aver sofferto di meno della crisi da Covid. Perché? Fondamentalmente perché hanno reagito più velocemente, si sono adattate velocemente a una situazione diversa. Ad esempio, spostandosi verso un lavoro a distanza, incrementando, iniziando le attività online o le attività di e-commerce, e quindi hanno avuto proprio un fenomeno di reazione molto rapida alla crisi, aiutate anche naturalmente dalle politiche che in questo caso ci sono state e sono state importanti. Grazie mille. Grazie mille alla professoressa Giovannetti, molto interessante. Le confermo che anche i dati Istat che abbiamo pubblicato, diciamo, nel corso di questo ultimo anno e mezzo, anche con quelle due indagini speciali sul Covid, davano indicazioni ovviamente macroeconomiche su alcuni indicatori qualitativi, ma erano i segnali in cui appunto la capacità di reazione di alcuni settori caratterizzati proprio da essere all'interno delle catene globali del valore, soprattutto nella seconda fase della crisi,
questa resilienza o capacità di reazione è emersa e continua a emergere. Adesso, diciamo, l'Italia ha una ripresa, diciamo, rispetto anche ad altri partner europei, soprattutto nel settore manifatturiero, decisamente, come dire, più forte, e le imprese esportatrici sono al centro di questa ripresa. Allora, io passerei, continuerei a discutere quindi del ruolo delle imprese nella crisi, passando la parola al dottor Rinaldi, che è il direttore del Studi e Statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che nella sua relazione affronta come è cambiata la nati mortalità delle imprese. Loro hanno, diciamo, le Camere di Commercio hanno delle informazioni dirette, tempestive, che quindi ci può dare il dottor Rinaldi un quadro aggiornato e approfondito su questo tema, che è fondamentale. L'imprenditorialità, diciamo, è il futuro diciamo, a breve e a lungo di questo paese. Quindi vediamo queste tendenze. Sì, grazie. Infatti, diciamo, come sistema delle camere di commercio ci siamo concentrati molto nella stagione pandemica nel capire che cosa stesse accadendo dal punto di vista soprattutto appunto, della nati mortalità. Mi concentrerò poi in particolare sul tema delle nascite, no? Poi manteniamo sempre questa analogia con la demografia, no? Parliamo di demografia imprenditoriale, in realtà diciamo, è un mondo diverso da quello della demografia come la conosciamo, ma ha delle affinità alle presenti, quindi le iscrizioni le assimiliamo alle nascite, le cessazioni un po' appunto ai decessi, alle morti, e queste sono state interessate in modo particolare e abbiamo lavorato in particolare sul tema del che cosa fosse accaduto diciamo, sia in itinere, devo dire, perché appunto i dati camerali consentono, come diceva giustamente il dottor Rapiti, di essere tempestivi e quindi di monitorare il tempo e poi invece di provare a fare dei bilanci via via di quello che stava accadendo. Quindi proverò a dare da questo punto di vista un po' di angolazioni diverse, partendo appunto dal tema dell'importanza, diciamo, delle questioni legate a quella che chiamiamo appunto nati mortalità, in particolare della nuova imprenditorialità, e mi collego e lo farò magari in qualche punto ai temi del PNRR, perché la nascita delle imprese, l'alimentazione del fondo del sistema produttivo è proprio uno dei temi attraverso i quali poter prefigurare, no, quella ripresa e le possibilità di rilancio dell'intero sistema produttivo. Darò anche qualche elemento appunto attraverso qualche indicatore che sui dati appunto del registro delle imprese ci consente di focalizzare abbastanza le questioni che introducevo e la stagione un po' del Covid. Allora, partiamo dal tema dell'impatto della crisi sulla natalità d'impresa. Questo è il tema che abbiamo colto subito. Ci siamo posti ovviamente, no, un po' come tutti, cioè lo shock della stagione, soprattutto nel periodo di marzo-aprile del 2020, è stato anche di interruzione di attività, no? Quindi indubbiamente su tutto questo pesa e pesava un momento di blocco di una serie di attività, tra le quali anche quelle amministrative. Ma in realtà, se andiamo a guardare, questa curva ci presenta le iscrizioni delle imprese a confronto di un anno normale, diciamo così, come l'anno 2019, e un anno come quello appunto che abbiamo vissuto della stagione dell'esplosione della crisi pandemica, dove possiamo vedere bene come ci sia questa grande differenza, no? Questo crollo delle iscrizioni di impresa, che in questa stagione, devo dire, sottolineo, si sono particolarmente collegate, correlate anche al clima di fiducia delle imprese pubblicato dall'Istat correntemente. Cioè, in questa stagione un po' le iscrizioni, contrariamente alle cessazioni, poi sulle cessazioni magari tornerò perché le cessazioni di impresa sono l'altro grande tema, indubbiamente che pesa, no? E che grava sulle potenzialità di crescita delle imprese, del sistema produttivo, ma dal punto di vista delle iscrizioni abbiamo verificato, come dicevo, questa
questo crollo e questo andamento abbastanza collegato con, diciamo, momenti di grande crollo nel momento del lockdown, difficoltà di ripresa con l'estate e in realtà una ripresa, diciamo, una riperdita di nuove imprese nate che abbiamo valutato in 63.000 nuove iscrizioni perse, questo da marzo a marzo, cioè sostanzialmente sono iscrizioni che poi non abbiamo rivisto, cioè nel senso la pur ripresa che abbiamo vissuto non è che ha portato a recuperare natalità e quindi di fatto un po' come dicevo abbiamo riscontrato questa perdita che è stimabile nell'anno 2020 in un meno 17%. È interessante notare che questa riduzione di iscrizioni si accompagna un po' a livello geografico con quello che è accaduto da un punto di vista della diffusione poi del virus e ricordiamoci di quanto tutto ciò sia stato abbia caratterizzato le regioni del centro-nord e del nord in particolare, cioè questi picchi di perdite di iscrizioni si sono concentrati in particolare su 29 province, sapete, rappresentiamo le Camere di Commercio si assimilano sostanzialmente a quella che è una dimensione provinciale, territoriale, non esattamente, ma nei fatti consentono di fare analisi di questo tipo, e abbiamo che 29 province, ma 24 delle quali sono al nord, abbiamo riscontrato l'accompagnarsi della perdita di iscrizioni rispetto alla diffusione del virus. Quindi, di fatto, una sorta di denatalità, e questa analogia diciamo, l'abbiamo portata avanti, un po' come quella che il presidente Blangiardo ha riportato più volte, no? Nelle valutazioni legate un po' a quelle che sono quelle demografiche, a questa stagione, no? Cioè, c'è un inverno demografico, diciamo, che ci siamo trovati a vivere paradossalmente anche dal punto di vista delle imprese. Una parentesi su questi dati, sull'analisi di questi dati di perdite di iscrizioni, da qualche angolazione, cioè vediamoli un po' rispetto a quelle che possono essere delle diverse viste che possiamo fare di questo dato. Allora, intanto le città sono state anche più colpite rispetto ad altre realtà. In questo caso abbiamo adottato la granularità dell'informazione del registro, ci consente di andare a ricostruire attraverso i criteri dell'urbanizzazione di Eurostat, ci ha consentito di farlo, diciamo di fare anche questa analisi di che cosa fosse accaduto a livello territoriale. E quindi le aree urbane sono aree che hanno perso in particolare da questo punto di vista. Ricordo anche che dal punto di, diciamo, se parliamo di start-up, come usiamo fare quando parliamo di iscrizione, ricordiamoci che le start-up innovative, che sono un segmento specifico, con un loro specifico registro, cioè sono quelle start-up caratterizzate da una peculiare propensione all'innovazione, si concentrano nel 29% a Milano e Roma, cioè per dire che la nascita di nuove imprese, ma in particolare di imprese innovative, si associa molto anche alla urbanizzazione. Diciamo, abbiamo detto delle iscrizioni, torneremo anche su questo tema, però due parole le vorrei spendere anche sulle cessazioni, cioè su quello che abbiamo visto, o meglio che non abbiamo visto dal punto di vista delle cessazioni. Non l'abbiamo visto perché? Perché indubbiamente l'aver messo in campo una serie di provvedimenti ha in qualche modo portato a una strana, tra virgolette, non stagnazione delle cessazioni. Le cessazioni non hanno subito una crescita, non c'è stato un problema di crescita di cessazioni, ma anzi nel 2020 ce ne sono state di meno, no? Abbiamo contato 54.000 cessazioni in meno. E questo non significa che dovremmo capire bene cosa accadrà a quelle imprese che di fatto hanno un po' sospeso di fatto la valutazione rispetto a questo, anche in ragione della possibilità di potersi giovare appunto di provvedimenti messi in atto. E abbiamo valutazioni, società che lavorano sui dati, sui rating, in realtà su dati che riguardano più l'andamento delle imprese, e in particolare Innolva ci dice che in realtà rispetto a queste 54.000 mancate cessazioni abbiamo anche molte altre imprese che sono in una sorta di stato di non positivo dal punto di vista degli indicatori di salute, e quindi dovremo capire bene cosa accadrà monitorando in futuro anche questo tema.
Torno però al tema invece dell'analisi, diciamo, di come possiamo osservare questi dati rispetto a ciò che il registro ci consente di fare. Per esempio, il registro ci consente di guardare all'imprenditoria femminile. L'imprenditoria femminile è quella imprenditoria fatta o gestita da donne, nel caso di ditte individuali, o a prevalenza di conduzione femminile nelle forme societarie, cioè prevale la presenza di donne. Facciamo su questo un'attività di monitoraggio, c'è un rapporto che ogni anno pubblichiamo, un'attività molto intensa su questo. È un dato di particolare interesse, dicevo prima, del PNRR, no? Le questioni legate all'inclusione sociale e quindi alle disparità di genere. Beh, il tema dell'imprenditoria femminile è sicuramente un tema di rilievo e dobbiamo sottolineare, l'abbiamo fatto più volte, come le probabilità di sopravvivenza e tanti altri indicatori ci dicono di una fragilità intrinseca che peraltro si riflette anche su dati particolarmente recenti. In questo caso guardiamo i primi 9 mesi anche del 2021 rispetto ai primi 9 mesi del 2020 e 2019, e possiamo vedere che l'incidenza delle iscrizioni di imprese femminili si è ridotta progressivamente nel tempo. Quindi in qualche modo, oltre a essere caratterizzate da altri aspetti che ne denotano la fragilità, una minore digitalizzazione, una concentrazione su settori che sono settori a più basso valore aggiunto, beh, in realtà riscontriamo, e quindi monitoreremo nel tempo, ci sembra importante mettere sotto i nostri riflettori sempre questa particolare tipologia di imprese. Altro tema, un altro tema trasversale alle missioni PNRR, che è quello che riguarda le questioni generazionali, dal nostro punto di vista l'imprenditoria giovanile. Parallelamente al tema femminili, anche qua, analogamente, l'impresa giovanile è quella a gestione di under, diciamo, di persone con meno di 35 anni di età, piuttosto che a prevalenza di imprenditoria. Di questo sottolineo qualcosa che abbiamo anche detto nei mesi scorsi, e credo che sia interessante, che è la progressiva riduzione nel tempo dell'imprenditoria giovanile. Si potrebbe pensare che questo sia legato a una riduzione di giovani, perché l'imprenditoria giovanile, dal punto di vista un po' statistico, presenta questa peculiarità di essere caratterizzata da un possibile cambiamento di stato, cioè si è imprenditore giovanile ma poi si esce da questa condizione perché evidentemente, no, è uno stato che riguarda un periodo, quindi l'età ovviamente degli imprenditori. In realtà, se andiamo a vedere, e questo l'abbiamo fatto, lo possiamo fare confrontando i dati Istat, i dati demografici con i dati di demografia di impresa, o meglio i dati del registro delle imprese, possiamo vedere come il calo di giovani, se lo osserviamo, per esempio in questo caso il confronto è a partire dal 2011, è del meno 8% di giovani, quindi c'è una perdita di popolazione giovanile tra 18 e 34 anni, quindi creiamo, insomma, quella che può essere una possibilità di confronto, ma le imprese giovanili si sono ridotte del 22%, quindi c'è una, come dire, una propensione che si riduce in una misura che è superiore a quella della presenza poi di giovani. Tutto ciò però, da contraltare, va detto, laddove però l'impresa giovanile, dal nostro punto di vista e per come abbiamo osservato, nel momento in cui riesce a superare soprattutto la difficile fase di startup, poi tornerò su questa delicata fase che è quella dei primi anni di vita di una nuova impresa, però sono imprese che guardano di più all'innovazione e quindi innovano di più, sono più aperte al digitale, parliamo di imprenditori con un livello di istruzione più alto e quindi che in realtà, se guardiamo, e queste sono nostre indagini dirette, possiamo vedere che le prospettive, questa era la prospettiva al 2022 di ritornare a un livello produttivo pre-Covid, era addirittura superiore a quella delle altre imprese. Cioè, stanti queste difficoltà, l'impresa giovanile ha questa molto, ma molto importante capacità di reazione, questa reattività. Terza tipologia, la riporto perché anche questa, diciamo, oggetto di monitoraggio dal nostro punto di vista, è quella dell'imprenditoria straniera, quella a conduzione di stranieri. Solo per sottolineare che questo tema, cioè quello dell'imprenditoria straniera, non vede crisi da questo punto di vista, cioè c'è una progressiva crescita che si può vedere in questo caso non fa l'effetto, non c'è la gobba, no, la rientranza che invece ritroviamo nel caso delle altre imprese. Quindi l'imprenditoria straniera è in costante crescita e in alcuni settori in fortissima espansione. Vado a un tema invece che si collega alla questione nati mortalità e che penso che possa essere interessante, sono indicatori
che riguardano un po', ci siamo un po' cimentati nell'idea degli indicatori di ricambio, li definiamo così, del registro delle imprese. Cioè noi possiamo valutare in anni quando diciamo il ricambio teorico, no, dell'intero registro, no? E lo possiamo stimare intorno a una cifra che varia per territori, no? E quindi tende a essere di 18, 19, 20 anni, ma che tra il 19 e 20, proprio in virtù di questa situazione di diminuzione di iscrizioni e di stagnazione delle cessazioni, ha aumentato, diciamo di fatto, è aumentato bruscamente di un anno, un po' come la speranza di vita, no? Che in un anno è stata colpita, no? Un indicatore così, che c'è un'inerzia così forte, come sappiamo, la speranza di vita alla nascita degli individui, beh, anche un indicatore così lento a modificarsi come l'indice di ricambio del registro, per gli sconvolgimenti che hanno avuto i flussi, ha visto una crescita significativa. Interessante dire che, e qui vengo un po' al tema, al cuore della questione del senso dei flussi rispetto agli stock, no? E quindi dei flussi, in questo caso, di imprese rispetto allo stock delle imprese, per dire che quello che si può riscontrare rispetto a questo indicatore, in questo caso preso non tanto nella sua natura più congiunturale di ciò che è accaduto con il Covid, ma in termini più generali, si associa in realtà in modo inverso rispetto a un indicatore come il valore aggiunto per abitante, per regione, che possiamo utilizzare per capire un po' del livello, no, sviluppo economico, chiamiamolo così, delle regioni. Cioè, laddove questa però è indubbiamente di fatto minore capacità di ricambio del registro, che caratterizza molte regioni del sud, appunto, riguarda regioni che a livello di PIL pro capite più basso, invece la Lombardia, per esempio, è tra le regioni che, per il quale questo indicatore, o il Lazio, sono regioni in cui il ricambio in anni avviene in tempi inferiori. Quindi da una parte abbiamo che, se possiamo immaginare che la longevità delle imprese sia sicuramente un valore, un ricambio, pensiamo sempre al tema delle città, le aperture e chiusure, il turnover, è anche un indicatore invece di vitalità economica. Non lo è quando invece, e vengo appunto al tema che dicevo del quando ci collochiamo in prossimità della nascita dell'attività di impresa, quella che abbiamo definito un po' la mortalità perinatale, quindi se mi concedete un po' questa la prosecuzione di questa analogia con la demografia, che è una questione invece più grave o comunque da tenere più sotto controllo. Cioè abbiamo delle situazioni per le quali noi, se guardiamo, in questo caso l'analisi è meglio farla sul 2019, 2020, come dicevo, è un anno anomalo, no? Andiamo a osservare le cessazioni, quelle che chiamiamo effettive, quelle che nel registro definiamo cessazioni non d'ufficio, cioè depuriamo da quelle che sono di carattere amministrativo, beh, abbiamo delle quote abbastanza rilevanti, no? Che arrivano, no, a un valore complessivo, no? Che se guardiamo agli ultimi anni, è comunque una quota che può apparire bassa, ma che diventa particolarmente elevata, guarda caso, nel caso dell'imprenditoria femminile, per esempio, dove arriviamo a percentuali, a quote di imprese che di fatto, i termini di riferimento temporale sono gli ultimi 5 anni, che sono gli anni classicamente considerati per le start-up, già a quote molto significative, che per le imprese straniere arrivano al 50%, cioè di fatto un'impresa straniera è un'impresa che ha una veramente scarsa capacità, o comunque questa cosa poi si associa un po' anche alla probabilità di successo dell'attività di impresa. Dicevo, è molto rilevante dal nostro punto di vista per le politiche, perché dietro il fallimento di un avvio di impresa c'è il fallimento anche di un mondo intorno, non solo dell'imprenditore, ma anche di tutto ciò che intorno, anche di eventuali risorse messe in campo, sono state introdotte. Cosa che nell'imprenditoria giovanile, e questo è il dato probabilmente ancor più preoccupante, arriva a essere una mortalità che riguarda l'ultimo anno, cioè noi prendiamo l'anno in corso e l'anno precedente e già ci troviamo cessazioni con quote molto elevate, perché questi valori 28% ci dicono quindi di un fenomeno che è particolarmente elevato e che quindi ci sembra da sottolineare. Vengo a delle conclusioni per dire che quindi i flussi ci interessano, come dicevo, perché ci dicono della capacità di rinnovarsi
E quindi le nostre analisi che continueremo a fare, entrando in profondità, grazie un po' alla tempestività, altra cosa che riteniamo particolarmente utile ai fini delle politiche, sono un fatto sicuramente di rilievo. Vado solamente a dire che, e concludo, che un tema sul quale ci sembra importante entrare in future possibilità di sviluppo e analisi, perché l'altro grande archivio di cui disponiamo è quello delle caratteristiche degli imprenditori, cioè non soltanto guardare alle imprese, ma approfondire le caratteristiche degli imprenditori, ma in particolare di quelli che possono aver sperimentato situazioni critiche, come dicevamo, no? Quindi andare a capire un po' meglio che tipo di imprenditore ci può essere dietro, no? Queste, per esempio, cessazioni premature. Grazie mille, dottor Rinaldi, di questo quadro abbastanza completo su queste tendenze. Diciamo, tutto il sistema statistico nazionale, voglio sottolinearlo, ha fatto uno sforzo in questo periodo a mantenere alta la qualità e la tempestività della produzione statistica. Le Camere di Commercio, l'Istituto Tagliacarne fanno parte di questo sistema. Tra l'altro il dottor Rinaldi fa parte del Comstat, quindi l'Istat in questi ultimi 2 anni, pur con difficoltà, ha fatto lo sforzo di dare informazioni al Paese. Quelle che stiamo presentando oggi sono informazioni utili a comprendere come in questa situazione difficile il Paese, in questo caso stiamo analizzando soprattutto il sistema delle imprese, sta reagendo complessivamente, direi, diciamo, sufficientemente positivamente. I segnali dell'imprenditoria femminile e giovanile non sono incoraggianti, ma diciamo complessivamente, vista l'eccezionalità della crisi, potevamo aspettarci una situazione molto peggiore. Passiamo a parlare adesso di reddito, di distribuzione del reddito, un tema ovviamente che è fondamentale in questo contesto, e presentiamo il lavoro che sta facendo la Contabilità Nazionale. Sarà Marina Sorrentino, una ricercatrice della Contabilità Nazionale, a presentarci, diciamo, uno sforzo nel contesto internazionale che l'Istat sta facendo a promuovere e coordinare, diciamo, la produzione di stime sulla distribuzione del reddito disponibile, quindi consumi, ricchezza delle famiglie, all'interno dei conti nazionali, cioè degli esercizi molto avanzati che soltanto pochissimi paesi riescono a fare. E ovviamente siamo a un lavoro ancora, come dire, iniziale, non riusciamo ad arrivare a presentare i dati del 2020, ma presto ci arriveremo, e quindi comunque vengono presentate le prime stime relative alla distribuzione del reddito, e soprattutto si presentano, come dire, gli sviluppi futuri. Quindi Marina, lascio a te la parola. Grazie. Grazie. Il lavoro che presenterò viene svolto da un gruppo che è costituito sia da esperti dei conti nazionali, Luciano Cavalli, Stefania Cuicchio e me, che da esperti dell'indagine EUSILC, Paolo Consolini e Gabriella Donatiello. Parlerò delle iniziative internazionali per la produzione di stime distributive nel framework dei conti nazionali, del lavoro che stiamo facendo in Istat per stimare la distribuzione del reddito disponibile delle famiglie, il metodo che utilizziamo, alcuni risultati, che cosa abbiamo imparato, sviluppi futuri e considerazioni finali. Iniziative internazionali. La distribuzione del reddito delle famiglie è stimata annualmente in Italia in modo armonizzato negli altri paesi europei sulla base dei microdati dell'indagine EUSILC, dove SILC sta per Statistics on Income and Living Conditions, integrati con fonti amministrative. Queste stime non sono parte di un framework integrato e non devono soddisfare vincoli di coerenza e compatibilità con statistiche su altri settori e operatori economici. La commissione Stiglitz-Sanfi2C, nel suo report del 2009, mette in evidenza come misure distributive coerenti con le stime dei conti nazionali possano fornire contributi fondamentali all'analisi e al contrasto delle diseguaglianze. Infatti, statistiche distributive coerenti con i conti nazionali possono beneficiare di una metodologia armonizzata a livello internazionale, di esaustività nella rappresentazione delle interrelazioni del sistema economico, di stime coerenti a livello macro per reddito, consumi e ricchezza.
A partire dal nel 2011, OECD e Eurostat hanno costituito l'Expert Group on Disparities in a National Accounts Framework. Nell'ambito di questo Expert Group è stata sviluppata una metodologia per la produzione di queste stime distributive del framework dei conti nazionali e sono stati coordinati degli esercizi di produzione di queste stime. A partire dal dicembre 2020, nei data warehouse OECD e Eurostat sono stati pubblicati i risultati di questi esercizi come stime sperimentali. Parallelamente, il Sistema Europeo delle Banche Centrali ha costituito nel 2015 l'Expert Group on Distributional Financial Accounts. In questo ambito sono state prodotte stime per vari paesi partecipanti, Italia inclusa, e per l'area euro. Il rilascio delle prime statistiche sperimentali verrà valutato per la fine del 2022. Inoltre, in ambito G20, in particolare nell'ambito del Data Gaps Initiative, la versione numero 2, esiste una raccomandazione che ha per oggetto Household Distribution and Information. In particolare viene raccomandato proprio lo sviluppo di statistiche distributive su reddito, consumi, ricchezza e risparmio nel framework dei conti nazionali, sia conti economici che conti finanziari. Infine, nell'ambito della revisione del System of National Accounts, è in corso di valutazione l'inserimento di un nuovo capitolo per le statistiche distributive su reddito, consumi e ricchezza delle famiglie, coerenti con le stime pubblicate degli aggregati dei conti nazionali. Il lavoro lo stiamo svolgendo in Istat. Allora, nel 2011-2015 l'Istat ha partecipato ai primi due esercizi organizzati congiuntamente dall'Expert Group OECD Eurostat. In questo ambito ha prodotto stime distributive sperimentali per la distribuzione appunto, per il reddito disponibile delle famiglie per il 2008 e il 2011. Nel 2019-2020 abbiamo partecipato al terzo esercizio organizzato dal medesimo Expert Group. In questo ambito abbiamo prodotto stime distributive nazionali sul reddito disponibile delle famiglie e loro componenti in modo coerente con le guidelines dell'Expert Group. Queste stime si riferiscono agli anni dal 2015 al 2017 e sono state pubblicate assieme agli altri risultati dell'esercizio come stime sperimentali nei data warehouse OECD Eurostat. Nel 2021 abbiamo poi rivisto i metodi usati per stimare la distribuzione di alcune componenti di reddito per incorporare in modo più accurato il patrimonio informativo di SILC. Abbiamo prodotto stime riviste per gli anni dal 2015 al 2017 e abbiamo esteso la serie al 2018. In questa slide vogliamo mettere in evidenza per le varie componenti del reddito disponibile delle famiglie, come definito nei conti nazionali, l'esistenza o meno in SILC di una variabile che con definizione coerente con una componente di reddito come definito nei conti nazionali e la confrontabilità fra le misure in SILC e nei conti nazionali. Per distribuire le componenti del reddito dei conti nazionali abbiamo utilizzato quattro metodi, quelli che sono indicati nelle guidelines OECD Eurostat, e questi quattro metodi si differenziano a seconda della qualità dell'informazione disponibile. Qui sono elencati a partire da quello che si applica nel caso di nel caso migliore dell'informazione disponibile migliore, fino a quello con peggiore fonte informativa esterna. Il primo caso appunto è quello in cui esista in SILC una variabile con definizione coerente con quella di una componente del reddito disponibile come definito nei conti nazionali. Il secondo caso è quello in cui esista in SILC una variabile che è una proxy della componente di reddito disponibile da distribuire. Il terzo caso è quello in cui non esistano queste microvariabili, ma esista un'altra fonte macro da cui si possa ricavare delle informazioni utili alla distribuzione di una componente del reddito disponibile delle famiglie. Il quarto caso in cui non esista nessuna di queste tre fonti. Il totale, le variabili SILC che sono state utilizzate per distribuire componenti del reddito
multinazionali rappresentano circa l'80%, quasi l'80% del totale dei flussi che costituiscono il reddito disponibile nei conti nazionali e rappresentano più del 95% dei flussi del reddito disponibile che sono stati distribuiti con una variabile micro. Qui abbiamo un paio di indicatori di diseguaglianza per il reddito disponibile delle famiglie sui 4 anni su cui abbiamo fatto le stime, l'indice di Gini, il rapporto tra il reddito disponibile del quinto quintile e il reddito disponibile del primo quintile, sia per la RLIS 2020, cioè per, che sono stati pubblicati nei data warehouse OECD Eurostat, sia per i dati rivisti prodotti quest'anno. I quintili sono stati definiti sulla base del reddito disponibile delle singole famiglie diviso per le unità di consumo delle singole famiglie. Le unità di consumo sono state definite sulla base della scala di equivalenza OECD modificata, che è quella che è stata consigliata nell'ambito dell'esercizio coordinato da OECD e Eurostat, e in questa scala di equivalenza modificata al primo adulto, al primo componente di una famiglia con almeno 14 anni viene assegnato peso 1, a ciascuno degli altri componenti della famiglia con almeno 14 anni viene assegnato un peso 0,5, a ciascuno degli altri dei rimanenti componenti con meno di 14 anni viene assegnato un peso pari a 0,3. In questo grafico sono riportati i dati relativi al 2018, per gli altri anni i risultati sono estremamente simili, illustrano le quote di reddito disponibile lordo e delle varie componenti di reddito che sono assegnate ai vari quintili. Per quanto riguarda il reddito disponibile lordo, si può osservare che al primo quintile è assegnato l'8% del reddito disponibile lordo totale delle famiglie italiane, mentre al quinto quintile è assegnato il 38%. Del reddito disponibile totale delle famiglie italiane. Le prime tre righe si riferiscono alle principali componenti, sono le principali componenti che vanno a costituire il reddito primario lordo, mentre le ultime due righe sono le principali componenti che consentono di passare dal reddito primario lordo al reddito disponibile lordo. È possibile vedere come nel passaggio dal reddito primario lordo al reddito disponibile lordo le quote dei primi tre quintili aumentino leggermente a discapito di quelle del quarto e quinto quintile. Se poi guardiamo ai dati per unità di consumo, possiamo vedere, ad esempio, che il reddito disponibile lordo di un'unità di consumo media nel primo quintile è pari al 36% del valore medio nazionale, mentre un'unità di consumo media del quinto quintile ha un reddito disponibile che supera 2 volte la media nazionale. Che cosa abbiamo imparato dal lavoro che abbiamo fatto finora sulla stima della distribuzione del reddito disponibile delle famiglie? L'indagine italiana SILC può fornire variabili micro con alto livello di comparabilità con le corrispondenti componenti del reddito disponibile delle famiglie dei conti nazionali. Le componenti per cui è disponibile una diretta variabile micro rappresentano nel loro complesso una quota rilevante del reddito disponibile, abbiamo visto intorno all'80%. Per alcune componenti, tuttavia, che possono avere un importante impatto sul profilo distributivo, vi sono differenze rilevanti nelle definizioni o nei metodi di stima nei due domini, oppure queste componenti sono fuori del campo di osservazione di SILC. Abbiamo inoltre osservato come le differenze nelle quote delle componenti di reddito nei conti nazionali in SILC potrebbero generare differenze nelle distribuzioni tra SILC e le stime distributive coerenti con i conti nazionali. Allora, sviluppi futuri, ci concentreremo innanzitutto sulle componenti per cui vi sono differenze rilevanti nelle definizioni e nei metodi di stima fra conti nazionali e SILC, oppure non esistono proxy in SILC. Le principali di queste componenti sono quelle che elencherò adesso,
i redditi prelevati dai membri delle quasi società e altri utili distribuiti dalle società, componenti sia osservate che non. Per questa variabile è prevista una prossima integrazione dei microdati SILC con informazioni amministrative sui soci. Per interessi e dividendi ricevuti, i microdati SILC sono affetti da una significativa sottostima. Non è al momento prevista un'integrazione con fonti amministrative, però riteniamo che in prospettiva vi possano essere ricadute positive dal lavoro svolto nel contesto dell'expert group congiunto OECD Eurostat su income, consumption and wealth. Un'ulteriore componente su cui intendiamo concentrarci è quella dei trasferimenti sociali in natura, social transfers in kind, in particolare le componenti istruzione e salute, e per cui faremo riferimento, utilizzeremo informazioni amministrative sulla spesa effettiva della pubblica amministrazione per quanto riguarda la salute disaggregate per età e sesso, combinate con informazioni di fonte SILC sulla composizione delle famiglie e per quanto riguarda l'istruzione anche sulla partecipazione al sistema educativo in SILC. Intendiamo inoltre studiare la possibilità di un uso sperimentale del modulo SILC sull'accesso ai servizi come fonte supplementare per l'identificazione delle famiglie effettivamente beneficiarie. Sempre per quanto riguarda la distribuzione del reddito, intendiamo anche integrare il nostro lavoro con il registro tematico dei redditi, che è attualmente in corso di sviluppo in Istat. In questo registro sarà incluso un record per ogni persona residente, con informazioni aggregabili a livello di singole famiglie. Saranno inclusi dati per tutte le componenti del reddito disponibile. Le fonti sono fonti amministrative e fonti di indagine, e questo registro è pensato per essere coerente con i conti nazionali. Sviluppi che vanno al di là della distribuzione del reddito, intendiamo lavorare anche alla distribuzione dei consumi. Come fonte micro, in questo caso, utilizzeremo l'indagine Istat sulle spese delle famiglie e integriamo in questo caso, intendiamo in questo, per questo lavoro, integrare il nostro lavoro con quello svolto nel contesto dell'expert group congiunto OECD Eurostat su income, consumption and wealth. Intendiamo anche svolgere un'analisi delle interazioni fra le distribuzioni di reddito, consumi e ricchezza. La Banca d'Italia sta in questo momento lavorando alla stima della distribuzione della ricchezza, per cui per svolgere questa parte del nostro lavoro riteniamo fondamentale la prosecuzione della cooperazione attualmente in essere fra Istat e Banca d'Italia. Considerazioni finali. Sulla base della nostra esperienza, un'intensa e continua collaborazione fra esperti dei conti nazionali e delle fonti micro può non solo contribuire in modo sostanziale alla qualità delle stime distributive coerenti con i conti nazionali, ma anche portare a rilevanti miglioramenti nella qualità delle stime basate sulle fonti micro. Qualche riferimento bibliografico e i miei ringraziamenti per l'attenzione. Grazie mille Marina, anche perché sei stata, come dire, sei riuscita a finire anche un po' prima del previsto, e quindi l'esercizio che ci hai presentato è interessantissimo. Ovviamente, come ho anticipato, si ferma al 2018, ma questo tipo di sviluppi metodologici che sono all'avanguardia internazionale ci consentiranno fra un paio d'anni di misurare anche l'effetto distributivo sulle famiglie di del crollo del PIL del 2020, perché è evidente nei numeri che ci ha mostrato Marina abbiamo visto che l'indice di Gini non differiva molto tra gli anni, tra il 16, il 17 e il 18. Direi che proprio nell'aggregato non si vedevano grandi differenze, ma immaginiamo che ovviamente con la grande crisi del 2020 potremo misurare a livello aggregato, quindi coerentemente con i conti nazionali, l'effetto distributivo sulle famiglie, e questo è un passo avanti metodologico fondamentale. Per riassumere un po' questa sessione, che è stata piuttosto eterogenea, ma da questo punto di vista l'eterogeneità è una ricchezza informativa, perché abbiamo visto che la crisi del Covid da vari punti di vista ha cambiato e ha trasformato tante cose in questo paese e nel mondo, però abbiamo colto anche dei segnali comuni interessanti
che c'è, diciamo, possiamo confermare che c'è questa resilienza del paese, che tra l'altro nell'ultimo, veramente nelle ultime stime dell'ultimo periodo si vedono le stime del PIL degli ultimi trimestri sono molto molto positive, quindi il recupero che, diciamo, del 2021 sarà molto molto elevato, e si stima che il recupero del PIL a metà del 22 già avrà recuperato integralmente la caduta che c'è stata nel 20. Come dire, anche i segnali sulle imprese, anche i segnali, diciamo, sulle competenze delle imprese sono comunque interessanti e ci fanno capire che c'è una reazione, diciamo, complessivamente positiva, possiamo dire. Un'altra cosa interessante che emerge è anche questo sforzo di misurare quello che ci accade, nel senso che qualsiasi riflessione sugli effetti del Covid deve essere data driven, e allora sì che ha una qualità, diciamo, questa riflessione, altrimenti non c'è una comprensione dei fenomeni. Io sono molto soddisfatto e ringrazio tutti i relatori. Confermo che c'è uno sforzo anche dell'Istat, ma del Sistan, nell'approfondire questi temi. Ricordo che oggi stesso è partita la nuova indagine sulle imprese, la terza wave, per approfondire gli effetti del Covid, ma soprattutto la capacità di ripresa del sistema delle imprese italiane, un'indagine che durerà circa 2 settimane, e diciamo nel giro di poche settimane pubblicheremo i dati. Quindi c'è uno sforzo anche del sistema statistico nazionale per comprendere in modo anche tempestivo, sempre più tempestivo, quello che ci accade, per reagire, per dare anche ai policy maker strumenti adeguati per aggiustare appunto le politiche economiche. Ringrazio ancora una volta tutti i relatori, Antonio Ranieri, Alessandro Rinaldi, la professoressa Giovannetti, la dottoressa Sorrentino, vi ringrazio molto e chiudiamo questa sessione con un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie.